Fusari, sicuramente uno dei giocatori più brillanti di questa partita, molto equilibrata, molto combattuta tra Axel Group Latina e Ciolico Gianco Genzano, una sconfitta che sicuramente vi lascia un po' amareggiati. C'è da dire che in questa gara veramente ci sono state tantissime occasioni da gol da una parte e dall'altra, ma anche tante disattenzioni difensive. Qual è la tua analisi? Sì, purtroppo sì, abbiamo perso. Siamo entrati bene in campo, abbiamo fatto davvero tante occasioni all'inizio, poi purtroppo abbiamo preso un gol, però siamo stati bravi subito a recuperare. Poi in questo campo è molto piccolino e quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto in fase difensiva. Ci sono state diverse palle da gol per noi, diverse palle da gol per il Latina e purtroppo è andata a finire così. Era una partita che dovevamo vincere, ma non ce l'abbiamo fatta. Sicuramente dobbiamo tener duro perché siamo ancora a buon punto in classifica, quindi non dobbiamo mai mollare, lunedì ripartire concentratissimi e rimediare gli errori che abbiamo fatto. Si è dato un grande affare, ha giocato una gara davvero convincente, come al solito mi sento di dire, Gerardo Battistoni dell'Axel Group Latina, una vittoria importante, una vittoria che soprattutto cancella il passo falso della scorsa settimana contro la Fuzza all'Isola e vi rimette in carreggiata anche per cercare di ottenere un posizionamento importante in zona playoff. È importante più che per la classifica, per noi stessi, per dimostrare a tutti che quello che era successo a Isola non è da noi. Purtroppo abbiamo trovato delle difficoltà, però in casa abbiamo dimostrato che è questo il vero Latina. Molto bene dal punto di vista offensivo, però bisogna sicuramente cercare di studiare un po' meglio la parte difensiva, in quanto comunque sono stati concessi 5 gol ma anche tante altre occasioni da rete. Secondo te cos'è che non ha funzionato sotto questo punto di vista? Sì, siamo entrati un po' senza tanta concentrazione, soprattutto sulle palle ferme loro, che l'avevamo pure studiato, però forse qualcosa più di testa, diciamo. Abbiamo concesso un po' troppo, per fortuna siamo riusciti a segnare 8 reti che non sono pochi. Simone Chinchio, è stata una serata sicuramente soddisfacente per i 3 punti, per soprattutto l'attitudine offensiva mostrata. Ci sono stati però sicuramente dei problemi dal punto di vista difensivo, non è stata probabilmente questa una delle vostre migliori giornate. Che cosa secondo te non ha funzionato sotto questo punto di vista? Sicuramente ti do ragione, non è stata la miglior partita difensiva da parte nostra, specialmente dopo l'ultima qui in casa. E, sai, il nervosismo, forse la ricerca costante della vittoria comunque ha fatto sì che questa partita comunque le squadre si allungassero e infatti ci sono stati 13 gol che non sono pochi, però l'importante era vincere. Ci siamo sbilanciati, abbiamo subito gol, abbiamo subito tanto anche, abbiamo concesso molto, abbiamo sfruttato molte occasioni loro, l'importante era vincere e ci siamo riusciti. Ormai siamo quasi alle fasi finali di questa stagione, a questo punto ragionevolmente, dopo aver più o meno visto un po' tutte le squadre, quali sono le tue aspettative riguardo l'Axel Group? Dove può arrivare effettivamente? Intanto non abbiamo ancora conquistato il nostro obiettivo, speriamo di farlo la settimana prossima, che credo che se vinciamo con Rieti diventerà matematica la qualificazione playoff. L'Axel Group è una squadra... Lo dimostrano i risultati, noi vinciamo con la seconda, pareggiamo con la seconda, perdiamo con l'ultima, però logicamente nei playoff sarà un campionato a parte, sicuramente ce la giocheremo con tutte come abbiamo fatto durante la regular season. Per Basile una vittoria sicuramente importante che cancella il brutto passo falso della scorsa settimana. Qui al Palabianchini la squadra si esprime sempre con un'attitudine diversa probabilmente rispetto a quanto fa in trasferta. Oggi però luce e ombre, mi sento di dire, molto bene dal punto di vista offensivo, un approccio forse un po' troppo timido, 0 falli di squadra nei primi 9 minuti, dal punto di vista difensivo sicuramente qualche errore di troppo. Qual è la tua analisi? No, l'analisi è che sicuramente per noi era una partita di fondamentale importanza, no? Oltre che venivamo dalla sconfitta di Fuzza all'Isola, quindi è chiaro che l'approccio è stato un pochino timoroso, però il problema è che purtroppo la gente non riesce a capire che questa squadra non può esprimersi ad alto livello sempre.
perché purtroppo abbiamo tante difficoltà durante la settimana ed è normale e chiaro che in casa davanti al nostro pubblico noi riusciamo a mascherare quelli che sono i problemi. L'importante è che se fossimo così anche fuori casa saremmo da titolo, ma questo è impossibile perché noi siamo in 6, ci alleniamo in 7 e quindi questo purtroppo la gente lo deve capire. Così facendo riusciamo a spingere questa squadra nelle vittorie in casa, raggiungeremo il nostro obiettivo, quello che è quello di playoff. Quindi non, magari se qualcuno dice che fuori casa siamo da retrocessione, in casa sicuramente siamo da titolo. È stato a nostro avviso il man of the match di questo incontro, Fernandez il più ispirato naturalmente per quanto riguarda l'Axel Group Latina. È stata una gara però che è vissuta di fiammate, molto diciamo incerta la parte iniziale con una scarsa intensità emotiva dal punto di vista difensivo, non benissimo, bene però dal punto di vista offensivo. Qual è la tua visione di questa partita? Penso che loro e noi arriviamo a questa partita con quel bisogno di punti. Si è dimostrato, è stata una partita combattuta, le due squadre aveva tanta voglia di vincere che si è dimostrato in campo nel primo tempo. Dal punto di vista diciamo delle ambizioni, degli obiettivi da raggiungere, a questo punto diciamo che la qualificazione playoff si può quasi dare per scontata, oppure secondo te bisognerà ancora cercare di mantenere la giusta intensità e la giusta attitudine? Secondo me questa era la partita un poco clave per l'obiettivo del playoff, e poi la prossima giochiamo qua contro Rieti che dobbiamo fare la stessa partita secondo me con quello che abbiamo, e secondo me questa è la partita che dobbiamo vincere per andare al playoff. L'ultima domanda che ti chiedo, dal punto se facciamo un'analisi diciamo delle gare giocate in casa e quelle in trasferta, c'è una differenza piuttosto sostanziale. Abbiamo sentito mister Basile in precedenza dire che c'è un problema oggettivo di quantità di uomini che sono probabilmente non sufficienti in quanto vi allenate in pochi. Secondo te c'è anche qualcosa altro dal punto di vista mentale, forse un diverso atteggiamento che manifestate in casa di sicurezza rispetto invece a quanto fate in trasferta, o c'è altro? Secondo me questo campionato si è dimostrato che fuori a casa è difficile vincere, e poi rispetto a uscire fuori a giocare dobbiamo migliorare tanto fuori di casa, e quello vuol dire che possiamo arrivare a fare una Final Eight ottima, però dobbiamo dimostrare ancora che fuori casa possiamo fare di più.